Benvenuti a tutti in questo nuovo video tutorial. Mostrerò come realizzare questo maxi pull che ho deciso di chiamare The Witch. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato quello della Mistrico Filati linea Alta Marea Color che ci è appena arrivato. È 80% poliamide e 20% lana merino. È un filato grosso, infatti l'ho lavorato con l'uncinetto il numero 6 ed è perfetto per essere utilizzato in questo periodo in cui dobbiamo creare qualcosa che non sia né troppo caldo né troppo freddo. Io ho optato per questo maxi pull molto forato da poter essere indossato sopra delle canotte e dei fuson. Vedete, è forato, quindi è perfetto appunto per questi giorni in cui c'è questa transizione, diciamo che succede per tutto il mese di marzo e aprile, che si oscilla tra il freddo e il caldo. Vi permette comunque di sentirvi addosso il caldo della lana, ma è forato, quindi non vi permette neanche di accusare se ci sono le giornate troppo troppo calde. Di questi gomitoli, che sono 100 grammi e misura 100 metri, ci sono tantissimi colori, 11 di color di questi sfumati e due che all'interno anche hanno il lamé. Lì li vedete tutti. Quello che ho utilizzato io è il 16, ma vi faccio vedere anche gli altri due colori di cui ero indecisa se lavorare. Alla fine ho optato per questo numero 16, ma abbiamo questo che è il numero 191, che è stupendo e potete usarlo se avete soprattutto delle canotte che tende al blu, al bianco o al beige. E invece, se volete trasformare questo in un vestitino un po' più lungo da mettere con sotto un bel una bella sottoveste, vi consiglio questo con lo sfumato bianco e nero e il lamé. Spero che si noti, la me sì, si nota. Per rendere appunto il vostro maxi pull in realtà un vero e proprio vestito, quindi farlo più lungo con sotto una sottoveste e poterlo sfoggiare la sera. Quindi avete veramente l'imbarazzo della scelta. I colori sono tutti fantastici, li lavorerei veramente tutti, ma ho preferito optare per questo perché io in questo periodo vesto soprattutto nei colori del nero, del verde, e quindi ho pensato di abbinare appunto questo, di usare questo filato. Per poter realizzare il maxi pull, che è una taglia S, ma come potete vedere mi va larga ed è comunque lunga, io ho utilizzato 500 grammi di questo filato, lavorando sempre esclusivamente con l'uncinetto il numero 6. La lavorazione è in tondo, si parte da questa, dalla parte del corpo che ha questo motivo molto forato che si realizza con due giri e che io ho già utilizzato per il maglioncino op, ma per le maniche ho invece utilizzato la tecnica dei tutti archetti senza però finire il giro. Non vi preoccupate, nel video vi faccio vedere come si realizza e come poter andare a contare poi i giri fatti in modo tale da non perdervi il conto se non volete usare il marcatore. E una volta finito le maniche mi è avanzato un po' di filato con cui ho deciso di realizzare il bordino sotto per renderlo proprio sfizioso, proprio come questo mi è venuto in mente di chiamare appunto The Witch. Quindi lavorazione molto semplice, io l'ho realizzato in una giornata e mezza, lavorando col 6 perché comunque, come sapete, è un uncinetto grosso, quindi si lavora veramente molto veloce, lo potete terminare in pochissimo tempo e sfruttarlo in questo periodo. Detto ciò, io spero che anche questa creazione vi piaccia. Mi dispiace se non mi sono fatta vedere in questa settimana, purtroppo per chi mi segue sui social sa che sono stata soggetto a una forte irritazione dovuta all'uso prolungato della mascherina, che sto ancora risolvendo, il mio viso purtroppo è inguardabile e sono molto indietro rispetto al solito, proprio per questo sto curando, poi un po' di problemi alla schiena e altre cose mi hanno tenuto lontano dall'uncinetto, ma adesso cercherò di recuperare. Ho fatto questa, devo finire gli altri progetti che avevo avviato, quindi pian piano riprenderemo quella normale come si dice, con la normale programmazione di avere solitamente due video per settimana. E ci tengo soprattutto comunque a ringraziarvi tutte quelle che sui social mi hanno scritto augurandomi buona guarigione. Grazie veramente, siete state veramente gentilissime e dolcissime. Detto ciò, se decidete di realizzare questa maxi pull, mi raccomando, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di incentare e sferzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete sia come Elsa Faccia che come Incentando con i filati. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati di linea Alta Marea Color. Il colore che ho scelto io è il numero 16, che è questo sfumato con il pesco, l'arancio e questo marroncino, diciamo beige. È un colore che mi ha colpito ed è per questo che ho deciso di utilizzarlo. Ogni gomitolo è da 100 grammi e misura 100 metri. Io lavorerò con l'uncinetto il numero 6, ho montato 119 catenelle, che come potete
potete vedere vanno benissimo perché sto lavorando con un uncinetto bello grosso. Per chi deve fare una taglia più grande di me, allora la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 7, quindi mi raccomando, per una taglia M secondo me dovete andare a aumentare di 4 motivi, per una taglia L dovete aumentare 8 se non anche 10 motivi, a seconda se volete la maglia che vada stretta o larga. Detto ciò, possiamo iniziare a fare il nostro primo giro. I giri che andiamo a fare sono due, quindi primo giro andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, vado nella catenella successiva e realizzo una seconda maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 5 catenelle di base, scusate, mi tiro un po' il filo, 1, 2, 3, 4, 5 e ricomincio da capo, quindi entro nella sesta e vado a fare la mia prima maglia alta. Vado nella catenella successiva, seconda maglia alta, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, prendo il filo, salto 5 catenelle, entro nella sesta e ricomincio da capo, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, entro nella sesta e vado a fare la mia prima maglia alta, una maglia alta nella maglia alta successiva e di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Devo andare a fare questo per tutto il mio primo giro. Sto per terminare il primo giro, devo fare le mie 5 catenelle, me ne mancava una, e vado dove ho fatto la terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Ho terminato così il mio primo giro. Secondo e ultimo giro, andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nell'archetto di 5 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo, quindi prendo il filo, vado alla maglia alta e realizzo una maglia alta. Maglia alta nella maglia alta successiva. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 5 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nell'archetto di 5 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo e ultimo giro. Vi farò vedere come terminarlo e come ricominciare dal primo giro. Sto terminando il secondo giro, ho fatto la maglia bassa, vado a fare 3 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Terminato così anche il mio secondo giro e adesso si ricomincia dal primo e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado, prendo il filo, vado direttamente dove ho le due maglie alte e realizzo una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta. E di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, si salta tutto e si va dove abbiamo le due maglie alte, facendo una maglia alta sopra la prima, una maglia alta sopra la seconda. 5 catenelle, si ricomincia da capo e poi si torna a fare il primo giro. Quindi vedete, la lavorazione è veramente semplicissima, sono due giri e vanno sempre ripetuti fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Allora, ho ripetuto i due giri per 16 volte e sono arrivata a mettere i marcatori. Per poter
poter mettere i marcatori, io sono andata a contarmi le mie strisce di maglie alte e ne ho un totale di 17, e quindi che ho fatto? Ne ho messe 9 avanti e 8 dietro. Mi raccomando, se avete un numero pari andate a dividere il numero pari, quindi tipo se ne avete 18 potete metterne 9 avanti e 9 dietro. Io invece, avendo quello dispari l'ho messo sempre sul davanti. Adesso vi faccio vedere come continuare a lavorare passando in giri di andata e ritorno, sia avanti che dietro, e poi faremo le maniche. Per le maniche faremo un punto diverso, ossia un punto ancora più forato, e penso che farò le maniche a campana. Comunque, per adesso ripeto, io ho ripetuto i giri, sono arrivata all'altezza degli scalfi e quindi sono andata a mettere il marcatore. Naturalmente il marcatore sono andata a mettere nella maglia bassa che mi separa i due gruppi di due maglie alte, e ne ho messi 9 avanti e 8 dietro. Quindi, per poter lavorare, facciamo i giri di andata e ritorno. È semplicissimo, si vanno a fare le solite 3 catenelle che sono stata prima maglia alta, una maglia alta sopra maglia alta successiva, 5 catenelle, e si torna di nuovo a lavorare una maglia alta sopra un'altra maglia alta, la seconda maglia alta sopra la seconda maglia alta, e di nuovo 5 catenelle. Quindi si lavora normalmente il primo giro fino ad arrivare dove ho l'alto marcatore. A questo punto vi farò vedere come terminare e come iniziare il secondo giro. Sono arrivata alla fine del giro, vedete qui ho il marcatore, quindi vado dove ho le maglie alte, vado a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta. E ho terminato così il giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio secondo giro, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra maglia alta successiva, 3 catenelle, 1 2 3, vado nell'archetto di 5 catenelle e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, e ritorno a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. E continuo così il mio secondo e ultimo giro. Quindi andremo a terminare l'ultimo giro facendo sempre 3 catenelle, maglia bassa 3 catenelle e 2 maglie alte sopra le 2 maglie alte, e poi si ricomincia dal primo giro. Vi dirò quante volte ho ripetuto il giro per arrivare all'altezza degli scalfi e delle spalle, faremo la stessa cosa dietro e poi andremo a fare le maniche. Allora, ho lavorato i miei due giri per 4 volte e poi ho ripetuto il primo giro. Quindi ripeto, ho ripetuto i due giri 4 volte e poi sono andata a ripetere per un'ultima volta il mio primo giro. Le ho fatto questo sia avanti che dietro, e a quel punto sono andata a cucire le spalle. Per cucire le spalle io ho cucito, vedete, partendo dalle due maglie alte più fuori esterne al secondo gruppo di due maglie alte. Io ho fatto la stessa cosa anche da quest'altro lato. Adesso possiamo andare a fare le maniche. Per realizzare la manica io lavorerò sempre con l'uncinetto numero 6, ma cambierò giro motivo, andremo a lavorare un motivo tutti archetti, e vi farò vedere anche come andare a realizzare senza chiudere più il giro, in modo quindi non fare più la maglia bassissima ma lavorare sempre in tondo. E non vi preoccupate, perché ci sono due trucchetti per poter capire a che giro si è. Allora, iniziamo subito la lavorazione. Come vedete, io qui avevo lasciato la maglia bassa libera, e qui ho l'avanti e il dietro della maglia. Mi aggancio nell'archetto qui di 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa. Quindi mi aggancio con il filo facendo una catenella, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1 2 3 4 5. Salto una maglia alta orizzontale, entro nella successiva e vado a fare una maglia bassa, e di nuovo 5 catenelle, 1 2 3 4 5, salto una maglia alta orizzontale, entro nella successiva e vado a fare una maglia bassa. Continuo così per tutto il giro, quindi 5 catenelle, salto una maglia alta orizzontale, entro nella successiva e vado a fare una maglia bassa. Bene, adesso continuo così fino ad arrivare alla fine del giro. Naturalmente vi dirò quanti archetti ho e vi farò vedere appunto come fare per non andare a fare più le maglie bassissime, ma per continuare in tondo. Allora, sto per terminare il giro, vado nell'ultimo archetto qui e vado a fare una maglia bassa.
5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, e adesso dovrei andare a fare la maglia bassissima per chiudere il giro, e invece vado direttamente nell'archetto di 5 catenelle e vado a fare la mia maglia bassa. E qui io metterò il mio marcatore. Quando arriverò alla fine del giro di nuovo, io qui farò una maglia bassa e poi dovrò fare le 5 catenelle che mi iniziano un nuovo giro. In quelle 5 catenelle metterò di nuovo il mio marcatore. Questo è un metodo per capire a che giro si è, ma un altro metodo ancora ve lo spiegherò dopo aver fatto diversi giri per poterli contare se vi scoccia dover sempre spostare il marcatore. Quindi adesso continuo normalmente, 2, 3, 4 e 5, e vado direttamente nell'archetto successivo a fare la mia maglia bassa. Quindi questo è il giro che andremo sempre a ripetere, e adesso io procederò con alcuni giri e vi farò vedere come andare a contare, se non volete portare sempre il vostro marcatore a spostarlo sempre, come andare a contare per capire quanti giri state realizzando. Per capire quanti giri state realizzando, io ho già fatto un'altra manica, quindi vi faccio vedere. Si può contare in questa maniera. Noi abbiamo iniziato con gli archetti e quindi questo è il mio primo giro. Il secondo giro è dato dalla maglia bassa e di nuovo l'archetto, quindi il foro, è il mio terzo giro. La maglia bassa superata sopra è il mio quarto giro. Il foro è il quinto. La maglia bassa sopra è il sesto. Il foro è di nuovo il settimo. La maglia bassa è l'ottavo giro. Questo vi permette, quindi, perché vedete, e comunque alla fine gli archetti vi vengono uno sopra l'altro. Vedete qui, qui, qui e anche qui. Qui non c'è, si parte da qui, qui e qui. Quindi si parte dal primo archetto che è il primo giro, la maglia bassa il secondo, l'archetto il terzo, la maglia bassa il quarto. Quindi molto semplice andare alla fine a contare quanti giri si sono realizzati. Io per l'intera manica ho fatto 37 giri. Adesso terminerò di fare anche l'altra manica che ho iniziato, e se mi avanza del filato andrò qui sotto a fare anche qui degli archetti, dei giri di archetti. Naturalmente poi vi dirò come li ho realizzati, in modo tale da prendere, fare un bordino sotto che mi richiama le maniche. Per terminare il giro, quando andate a fare l'ultima, dovete fare l'ultima maglia bassa, in realtà andate a fare una maglia bassissima, in modo tale che vedete il giro vi verrà normale. Quindi quando dovete andare nell'ultimo archetto e dovete terminare la lavorazione, andate a fare una maglia bassissima e poi tagliate il filo. Io ho terminato entrambe le maniche e mi è avanzato un po' di filato e sono riuscita a fare un bordino sotto di archetti. E come ho fatto? Sono andata negli archetti di 5 catenelle, ho fatto una maglia bassa, 5 catenelle, una maglia bassa tra le due maglie alte, di nuovo 5 catenelle, archetto di una maglia bassa nell'archetto di 5 catenelle, quindi sempre archetti di 5 catenelle, però una maglia bassa nell'archetto, una maglia bassa tra le due maglie alte, e poi sono riuscita a fare altri 3 giri. Quindi fatto ciò, e non farò nessun bordino qui all'interno allo scafo, possiamo dire che il nostro maxi pull è terminato.